E ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video motivazionale di pulizia e sistemazione. Andrò a riordinare la dispensa, a riordinare l'armadio, insomma un bel po' di cosine che spero vi siano di motivazione e ispirazione, quindi rimanete con me in questo nuovo video. Ed è mattina, iniziamo a togliere tutte le cosine che sono fuori posto. Caricabatterie, questo qui è il caricabatterie della sigaretta elettronica di mio marito, più che altro della batteria della sigaretta elettronica di mio marito, vedete? È comunque un caricabatterie universale, si possono caricare tutti i tipi di batterie. E questo è il casino che fa mio figlio mangiando un brioche che era al cioccolato, ha sporcato perfino il tablet. Quindi andiamo a pulire. Vado prima ovviamente a togliere le briciole, l'eccesso di mollichine, e poi vado con il mio multiuso con alcol, aceto e acqua. Scusate la mia voce, è un po' strana, ma sono raffreddata, ragazze. Vado anche a pulire il barattolo dei biscotti dove i bambini appiccicano le mani, e poi finalmente mi dedico a questa dispensa, più che altro all'angolo di questa dispensa, perché non è l'unica dispensa nella cucina di mia mamma. C'è anche un'altra anta dedicata a dispensa sotto, ma questa qui era quella che stava più incasinata. A volte la roba va a finire dietro e andiamo a fare la spesa che non sappiamo più realmente cosa abbiamo e che cosa non abbiamo. Quindi vado a svuotare tutto, ritrovo cose che magari non sapevo che c'erano. Guardate che carina questa caffettiera. Niente, vado a svuotare il tutto e poi vado a pulire sempre con il mio multiuso e vado a risistemare la dispensa, la spesa, le cosine per come si deve, in modo da essere messe alla vista, in modo da essere facilitata nel prenderle, a trovarle e soprattutto appunto alla vista per vedere che cosa c'è e che cosa non c'è. Comincio nel travasare questa pastina di giuliana, che il pacco stava aperto, magari rischiamo che cade, si combina un casino. Vado a metterla in questo portapranzo bella chiusa e sistemata, così comunque sono facilitata poi anche nel prenderla e non c'è paura che cade. Vado a riporre tutte le merendine in questo salva spazio che io tengo per le merendine. Una è volata, eccola qua, e quello lì diciamo che sta a posto, quell'anta, e vado a risistemare piano piano tutta la spesa, tutte le cosine che stavano qui dentro, cercando soprattutto di spacchettare. Io quando tolgo le confezioni mi rendo conto, ragazze, che veramente vado ad accanzare un sacco di spazio, e quindi vado a togliere tutti i cartoni, confezioni varie, e vado ad esempio in questo momento a risistemare tutte le lattine di tonno. Sto utilizzando questa scatola che era dei brios per averle tutte insieme, in modo che comunque tiro la scatola da sopra il pensile e ce l'ho subito in mano, vado a prendere il tonno. Non so se mi sono spiegata bene. Praticamente non vado ad arrampicarmi, tirando la scatola la prendo in mano e vado a prendere la lattina di tonno, ecco, è questo quello che volevo dire. A volte mi impallo e non so nemmeno se mi sono espressa bene, ragazze.
Questi wafer erano aperti, vado a metterli in un sacchettino proprio per conservarne la freschezza. E praticamente ho finito, ragazze. Mi rimangono le ultime cosine, questo è il risultato. Vedete i crackers tutti insieme, la pasta tutta insieme. Lì ho messo le vongole insieme alle vongole, il ragù insieme al ragù, simmental insieme a simmental. Insomma, ho cercato di fare stile supermercato, così da averle tutte insieme e soprattutto averle alla vista ed essere facilitata quando devo andare a scegliere e a prenderli. Come ultima cosa vado a togliere tutte queste scatole, scatoline, che sono i pacchi, le confezioni, ve l'ho detto, che sono andate a eliminare, e poi passo a fare altro. E questo era un succo di frutta che era scaduto, quindi vado a svuotare il pacchetto dal contenuto e inizio poi a fare i piatti della colazione, i piatti, le tazze della colazione, ragazze. Abbiate pietà di me, sono anche raffreddata e quindi sono mezza stonata, quindi non so neanche io quello che dico. Sempre con il mio multiuso vado a pulire il lavabo della cucina. E vado a dare una passata molto veloce con il quasar a questi due vetri della cucina dove i miei figli praticamente appiccicano le mani ogni giorno. E se li vado a fare, ad esempio in questo momento fra 10 minuti ci vanno a rimettere le mani, soprattutto la più piccolina di 16 mesi, proprio all'altezza giusta per andare a mettere le manine sui vetri, sulla parte bassa dei vetri. Quindi praticamente è una cosa che andiamo a fare sempre. Quindi vado a dare proprio una passata veloce, il quasar nemmeno spruzza più, praticamente è finito, vedete, guardate. È arrivato alla frutta e quindi niente, vado a buttare il flacone, ragazze. E vado a dare una passata del mio amato Dyson in cucina per togliere tutte le mollichine che fanno. Sembrano Hansel e Gretel i miei figli. Lasciano le mollichine per ritrovare la strada, gli dico io. Perché praticamente tra una merenda e l'altra mangiano in continuazione, tra uno e l'altro, una volta uno, una volta l'altro, e ci sono sempre briciole per terra. Vado a mettere il tappeto e qui ho finito. Adesso voglio andare a dedicarmi a questi giochini. Avevo comprato tempo fa un portagiochi da magazzini smart, avevo detto che l'avrei messo poi a casa nuova, l'avevo infatti conservato sotto il letto contenitore, ma niente, vado a togliere l'etichetta perché è giunto il momento di utilizzarlo, perché hanno giochi sparsi dappertutto e soprattutto perché voglio andare a mettere i vestitini di Giuliana in questi cassettini, in questi salvaspazio dove ci stanno i giochi. Quindi vado a svuotare, metto la roba di Gabriele, i giochini di Gabriele in questo grande, e quelli di Giuliana in uno più piccolino che tempo fa gli feci io con il pannolenci. E quindi mi libero questi due cassettini che poi mi serviranno per i vestitini della piccola. Questa è una cosa che è praticamente collegata a quello che voglio fare dopo, appunto mettere i vestitini di Giulia in questi cassettini. Perché voglio andare a mettere i vestitini di Giuliana in questi cassettini? Perché io e mio marito in un'anta sola qui da mia madre stiamo stretti, praticamente ci sono in continuazione crolli di vestiti, i miei sui suoi, i suoi sui miei, e quindi io voglio andarmi
a ritagliare uno spazio nell'armadio, nell'anta che avevo dedicato dell'armadio per i bambini. Quindi sposto i vestiti di Giuliana in modo che mi rimanga lo spazio per mettere i miei maglioni. Lascio i pantaloni nell'anta dove c'è anche la roba di mio marito, però i maglioncini, i miei, li sposto in un'altra anta in modo da evitare successivi crolli, perché ragazze è un continuo, l'avevo detto anche in altri video, siamo stretti in quell'anta e quindi ho deciso di fare così. Ed eccoci qua, cassetto per terra, il mobiletto che vedete di fronte a me è quello dove andranno questi cassettini e vado a piegare tutta la roba di Giuliana con il metodo di Marie Kondo, la piegatura dei cassetti, in modo che comunque stanno sistemati, ce li ho alla vista, sono facilitata a prenderli e ci sta più roba, ragazze. Il punto principale è quello, che ci va più roba. Continuo con giacchettine, pantaloni e tutto quello che c'è dentro questo cassetto, che sembra che sia esplosa una bomba, e libero questo cassetto. E anche l'ultimo è finito. Adesso praticamente mi dedico a togliere tutte le calzette che sono rimaste sul fondo. Vado a metterle in quest'altro salvaspazio. Più che altro è un beauty case che io utilizzo per le calzette di Giuliana. Ultimi pantaloni che erano rimasti fuori, che non li avevo visti, e praticamente ho liberato il cassetto. Adesso cosa vado a fare in questo cassetto? Vado a trasferire i vestiti di Gabriele, in modo che a me rimanga la parte superiore dell'armadio libera per i miei maglioni. Prima ovviamente vado a dargli una pulita con le salviettine della V5, una pulita veloce perché comunque ci stavano i vestiti. A che ci sono, do una pulita nella parte davanti dove ci sono le scarpe. E vedete, vado a mettere così, per come sono piegati, molto velocemente i vestiti di Gabriele, che stavano comunque già piegati con il metodo di Marie Kondo. E cerco di infilare il cassetto nella parte superiore, ma ovviamente con questo metodo di piegatura la roba sta stretta lì, quindi praticamente ho dovuto saltare un binario e li ho messi sotto. E la parte che vedete vuota sarà quella dove vado a mettere poi i miei maglioncini. Passo numero 1, svuoto tutto il mio armadio, cioè la parte che era del mio armadio, perché ve l'ho detto, la divido con mio marito. Vado a ripiegare tutto, stavolta non con il metodo Marie Kondo, con il metodo classico tradizionale. Tanto spazio c'è in quella parte dell'armadio. E vado a riporre tutti i vestiti, cerco di mettere le tute insieme alle tute. Anche i pantaloni delle tute e i maglioncini insieme ai maglioncini. L'unica cosa che rimarrà nell'altra anta sono i pantaloni, ve l'ho detto. Continuo così per tutti i miei vestiti.
Fatto questo, vado a togliere tutto il casino che sta per terra, cosa che comunque dovevo buttare, un guanto che era single, non aveva il compagno, vari cavi e cavetti, radioline, quelle da bebè che comunque non funzionavano più, insomma, tutta la roba che c'era da buttare, sono andata a eliminarla. Momento coppola di mio marito, ragazze, lo so, sono una pazza, l'ho infilata in lavatrice e praticamente questo è il risultato, è piena di pallini, ha fatto pallini per tutto proprio il tessuto della coppola, sembra da buttare e vado con l'attrezzino, quello che elimina i pallini. Fatemi sapere nei commenti se voi ce l'avete questo qui, perché è utilissimo per togliere i pallini dai maglioni o comunque dai cappelli, da qualsiasi cosa, anche dai cuscini, vedete che già comunque l'aspetto della coppola è diverso. E adesso vi faccio vedere quello che sono andata a togliere, che sta dentro l'alloggino di questo attrezzino che non mi viene il nome, come si chiama? Fatemelo sapere nei commenti, ragazze, perché già non mi vengono le parole quando sto bene, figuriamoci quando sto male, ragazze. Niente, adesso lo apro, guardate un po' quanta lana, quanti pallini è andato a tirare fuori. E niente, con questa ho finito, è praticamente venuta quasi come nuova, quasi. Vado a passare per terminare il mio lavoro la spazzolina, questa adesiva che prendo al Lidl, e praticamente abbiamo salvato la coppola. E adesso vado a pulire il bidone della spazzatura in modo veloce. Vado con le salvettine della V5 e volevo condividere con voi un trucchetto che io utilizzo per eliminare comunque gli odori. Eliminare del tutto no, ma comunque per profumare, per non avere quel senso di pugno che ti arriva nel naso quando apri il cestino della spazzatura. Vado a ripiegare un pezzo di scottex, di rotolo, e ci metto qualche goccia di, nel mio caso, Fabuloso, ma voi potete utilizzare il detergente che più vi piace. E poi vado ad inserire il sacchetto, il tovagliolo l'ho messo nel fondo, e praticamente quando aprite non c'è subito quella sensazione di puzza, di spazzatura. Momento acquario, sono andata a togliere la spina innanzitutto e vado a togliere l'ovatta, che praticamente è il filtro per i pesciolini, e guardate che schifezza. Vado a togliere 3/4 di acqua come sempre e poi vado a rimpiazzare con quella pulita. Con il travaso dell'acqua praticamente si va a spostare tutto il fondale, vado a risistemarlo molto velocemente, vado a dare una pulita all'acquario all'interno e anche all'esterno, e vado con l'emulsio, che è una mousse autopulente, ragazze, ve la straconsiglio, adesso poi vi faccio vedere il flacone. Vado a pulire il vetro esterno con questa mousse, che è davvero fantastica e va bene per i vetri, per gli specchi. Insomma, per tutte queste cosine. Come ultima cosa, con un multiuso vado a togliere le goccioline che praticamente ho schizzato un po' davanti l'acquario, un po' nel corridoio,
pulendo i pesciolini, e questo è il risultato. Ancora si deve depositare il fondale, ma sono puliti. E fatemi sapere quanti di voi fanno come me: quando stanno poco bene rimangono in pigiama, la sera prendono il pigiamino pulito, fanno una doccia e cambiano il pigiama. Cambiamo outfit sempre in pigiama. Ragazze, se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel like, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e per chi è nuovo e la tipologia di video vi è piaciuta, non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella. Un grosso bacio a tutti!